Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Projectcast 2, giocato con l'Oculus, giocato con il VR. Siamo all'ultima gara del campionato. La carriera è una cosa molto carina, una funzione molto carina di Projectcast 2, perché ci consente di scegliere come partire, e scegliere se partire dai kart o dalle auto. In questo caso ho scelto, adesso sto sistemando un pochino la mia visuale. Guardate, è stupenda veramente la possibilità di vedere fuori le ruote. Insomma, quello che stiamo andando a fare adesso è la qualifica su una pista che io assolutamente non conosco. Cosa fastidiosa che devo capire come togliere sono la mappa lì in alto e lo specchietto. Comunque, insomma, adesso proviamo ad andare. Prima cosa fondamentale è imparare la pista, il mio compagno di squadra. Qua fortunatamente vediamo la marcia e ora quello che cercheremo di ottenere è un buon tempo per poterci qualificare in una buona posizione e andare a farci la gara. Questo tizio qui continua a tallonarci. Ma passi e non rompi più le palle, per cortesia. Quest'auto ha 4 marce. Andiamo a prenderci la pole position. Ok, dai, ci riproviamo. Adesso vediamo quanto gap abbiamo. Abbiamo perso almeno 7-8 secondi, se non di più, dagli altri. Vediamo subito. 4 secondi, neanche tanto. Neanche tanto, dai, si può fare. Si può fare. Poi l'esperienza in VR nei giochi di guida è qualcosa di assolutamente spettacolare, ma anche di estremamente alienante. Quindi bisogna prenderci un pochino l'abitudine, perché quando ci si vede ci si trova in mezzo alle auto in partenza, è veramente un'esperienza sconvolgente. Adesso vediamo se abbiamo migliorato, ma dubito. Dubito. Qualcosina, ma 7 decimi, abbiamo sbagliato la prima curva, anche se guardiamola è abbastanza tosta, quindi ok, tutto molto bene, tutto molto interessante. Vediamo. Qua potevo tirare comunque di più, però va bene. Adesso inizia la serie di chicane senza fine, provo. Mi stai migliorando in un secondo e sei, quindi non sto neanche giocando una difficoltà elevatissima, ma il gran problema che ha questo gioco è che se attivate anche il minimo aiuto, antislittamento, tante cose di questo tipo, la macchina va un botto più lenta. 2 secondi, bisogna migliorare. Beh, adesso direi di chiudere qui e ritrovarci quando inizieremo la gara. Partiamo in ultima posizione, non mi ricordo la classifica generale, però partiamo ultimi, è brutto tempo. Dobbiamo recuperare un po' di posizione perché, se a quanto ricordo, in classifica generale sono nelle prime 3 posizioni, quindi bisogna con colpo fare meglio di così, dell'ultimo, del 12° posto, insomma. Vediamo cosa riesco a combinare. Sono 4 giri, saranno 4 giri lunghissimi, tesissimi. Bagarli davanti. La sfida si fa vincente. Ho dovuto tirare un'inchiodata. Mi scusi. Capita. Devo tornare in quinta posizione. Vabbè, vada. Sì, in quinta, non in sesta. Vabbè. Ho fatto una scorrettezza e ho dovuto ripassare la posizione. Vabbè, inizia, finisce il primo giro, siamo in una discreta posizione.
Sesta posizione, ci tallonano. Sono stato un po' lento, mi hanno toccato, però vabbè, adesso quinto posto, cerchiamo di recuperare un po' di terreno perso. Questa la si può fare abbastanza veloce, in controsterzo. Il motore ruggia perché mi dimentico di cambiare marcia. Il sole intanto è uscito, bellissimo questa cosa, mi sta anche abbagliando su alcune curve, infatti qua non vedo una ceppa. Mi si sta anche appannando il visore perché sto sudando come uno scemo. Qua non va fatta la scalata come invece ho fatto, ma va bene. Adesso cerchiamo, concluso questo giro, iniziamo il terzo, che è il penultimo, siamo a metà gara. Cerchiamo di recuperare anche quella posizione. Vediamo se riusciamo ad essere un po' cattivi in questa curva. Sì, direi che intanto mi stanno arrivando messaggi, mi sono dimenticato di chiudere il WhatsApp, purtroppo c'è poco da fare. Niente, abbiamo perso il tempo. Sì, grazie. Ok, ultimo giro, sudatissimo, gara senz'altro interessante, abbiamo fatto una bella rimonta da 12º-5º, però insomma non può bastare, si può magari solo sperare in qualche bagarre finita male là davanti, però direi che a questo punto i giochi sono belli che finiti. Desidero inoltre ringraziare Sean Caster che mi ha regalato questo gioco. Ovviamente questo è un altro titolo da parte della rubrica che esce un po' a random dei titoli VR. Attenzione, attenzione! Furbetto, lei? Cioè vuole fregarmi all'ultimo giro? Sono cose che senza un VR o senza comunque il triplo schermo non avrei potuto vedere il tizio che mi arrivava lì. È solo perché ho girato la testa per guardare il punto di coda della pista. Allora, ho fatto completamente le curve in quarta, sono un pirla. Però dovremmo essere salvi. Ok, perfetto, siamo salvi. Adesso vediamo, giusto così per completezza, come andrà a finire la carriera, scusate, perché io a questo punto ok, ho perso un botto di posizioni, ho concluso in sono questo, cioè il mio nome reale, sono 11º. Ok, è stata senz'altro una carriera molto con un inizio molto promettente, ho fatto un podio finora, probabilmente quando non avevo ancora il VR e giocavo con la difficoltà semplice. Non ho completato la sfida, posso tornare indietro e tentare di nuovo. Infatti adesso la formula rookie è finita male, vedete questo è tutto il pannello della carriera che ci porterà fino all'IndyCar piuttosto che una simil Formula 1. In questo caso io posso andare a scegliere delle competizioni che sono la formula rookie o altre cose. Posso scegliere i go-kart fighissimi oppure questa modalità qui e anche qua nella Formula Rookie, che è quella dove vorrei rimanere, ci sono tre campionati e
c'è quello statunitense, quello inglese e quello asiatico, che poi mi porterà al campionato europeo e poi via via si sbloccheranno le altre competizioni. Bene, io vi dico solo che l'esperienza VR nel racing è veramente qualcosa di eccezionale, alienante, ma in senso buono, perché non riuscirete più a farne meno. Fatemi sapere anche voi le vostre impressioni, che cosa ne pensate, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.